Buona partecipazione di studenti alla campagna di screening disposta dalla Regione Abruzzo fino a domani con l'obiettivo di garantire un rientro a scuola il più sicuro possibile. In Abruzzo sono 167.616 gli studenti che lunedì 10 gennaio torneranno a scuola dopo le vacanze di Natale. Nel Teramano sono stati quasi 2.000 i test effettuati nella prima giornata, eseguiti per oltre la metà a Teramo Capoluogo e per il resto a Pineto, Atria e Sant'Egidio alla Vibrata. Gli studenti trovati positivi sono stati circa il 2%. Una risposta molto incoraggiante di alunni e studenti teramani allo screening, come testimoniato dalle file di questa mattina fuori dal palazzetto dello sport di Scapriano. Devo dire che l'adesione è buona, vedremo poi alla fine i numeri. Ieri è stata la prima mezzagiornata: abbiamo avuto il 2,5% di positivi in regione. Eh, però, insomma, ieri è stato solo l'inizio, soltanto alcune alcuni comuni hanno iniziato l'attività di, di testing, oggi invece si inizia la grande con i comuni più grandi, anche i comuni capoluogo, per cui vedremo, stasera avremo già un, primo, diciamo, un secondo dato più significativo. L'invito allora, li a partecipare affinché si torni in maniera sicura e cercare di capire anche qual è l'incidenza della positività nella popolazione scolastica. Questo è anche molto importante, per cui insomma eh, vediamo un attimino la macchina messa in moto è una macchina sia eh, organizzativa ma anche pratica molto, molto grande, però alla fine devo dire che grazie alla collaborazione dei sindaci. Come sempre, grazie anche alla regia dell'assessore Veri, sempre presente e puntuale nella sua attività e diciamo, siamo riusciti a, come dire, a organizzare, grazie anche alla partecipazione dei, di tanti medici, medici di medicina generale ma anche altre categorie di medici infermieri che volontariamente si stanno recando presso gli hub per, per questa campagna di testing.